questa là, questo siamo entrando in una situazione brutta, stiamo entrando in una veramente in un loop temporale brutto, in un loop temporale rischioso. Lince, grazie per il sub giftato. È una tortura, fratello, la cosa più bella del mondo. Io non pensavo fosse il livello fosse così basso. Cioè, capisco che è una pietra miliare del YouTube Italia, però. Sempre la stessa canzone, sempre, sia per l'intro che l'outro. Quindi questa è la puntata a capri. Mamma mia, ragazzi, qui ci stanno solo buci di culo. Ma in bocca al lupo. Se tanchiamo questa, il canale può tankare qualsiasi roba. No sé qué voy a hacer. Ok? Questa distanza me duele. Ma poi ste immagini, ste scritte che escono fuori col coso base di Premiere. Perché siendo vive sin un mañana. Amas esconderte detrás de la luna. Ma corologio c'ha, questo lo trovi nei Wacos. Amas destruirà la tua alma sin vida. Porque te tomas. Ma che è star te? Buscas luego te vas. Porque me tomas. Porque me dejas. Porque me buscas. Finisce la canzone così dal nulla. Special guest Leo Ercane. Oh, Teresa. Lei dorme, ma per qualche motivo letteralmente qualsiasi azione che fa lei la fa in una maniera totalmente sensuale. Chi è che si mette mai così? È la cosa più scomoda del mondo. Ah, scusate però, raga. Scusate, non capisco. Allora, la serie è italiana. Io non capisco i nomi. Cioè, vi giuro, ma è da prima, l'ho già detto prima. Felix Musta, Anthony Lordi, Andrew Hidalgo, Riccardo Messina, Nicola Scinnimanco. Frate, ma che cazzo, ma non capisco de dove sono le persone che hanno lavorato a sta roba. Ma che è Scinnimanco? Felix Musta. Cioè, sono nomi d'arte, ma non credo. Ma poi questa gli stanno a continuare a far mettere recisione a raso capezzolo. Mi voglio fidare pure io delle persone come lei, se fida dei reggiseni. E questa gli esce in capezzolo fra 3, 2, 1. Si mette subito il dito su next 10 secondi. Manco se può godere niente. Un attimino, un secondo di qualcosa. Un minuto e 38 di musica spagnola con riprese sui culi delle persone e su una che faceva fotografia al nulla cosmico. Ma perché l'amore non è vero, sincero? Ah sì, ma c'ha mezze corone, oh, ma next! Andiamo direttamente, ma fategli mettere qualcosa addosso a sta cristiana! Vabbè, c'ha la corona, perché evidentemente c'è il capezzolone grosso zio porco come la palla di quello de Colt quando spara la ulti, però... Come mai qui? Sto lavorando. È da tanto che non ci vediamo. Sì, sediamoci, dai. Vabbè, cioè... Anch'io vorrei avere delle conversazioni del genere, se è così semplice fare un po' il sociale. Oddio, se... Ma che lavoro è? Faccio il bodyguard per una signora molto ricca. E com'è? Ma perché lui sembra eccitato da questa cosa? È una molto buona. Però sul lavoro ho massimo rispetto. Si è fatto tardissimo. Ti devo lasciare. Non la posso perdere un attimo di vista. Dai, ti saluto. Ma che cos'è? Ma che gli si è bloccato lo zoom? È partito lo zoom infinito, è partito. A presto. Ciao. Rieccola. No, mi sa che c'ha reggiseno, regà. Tocca sta attentissimi. Ora è bella, Capri.
Boh, vabbè, non è che devi imbruttire la telecamera comunque, scusami, frate. Ok, adesso... Ah, ragazzi, ma dama, c'hai capezzoli, zio porco, ci puoi appendi i quadri de... non lo so, de paniccia ci puoi appende. Ma frate, ma c'ha due bottoni, zio porco. Ma poi perché ci stiamo guardando tutte... Ma che cos'è? Ma sembra Resident Evil 3! Per la play, non il remake, quando dovevi passare da una zona all'altra e... Te bloccavi e passavi in un'altra zona con un'altra, con un'altra telecamera. Ma zio porco, ma veramente, ma passate direttamente addosso a Nanna. Dio, però si sta creando una situazione strana, vedi, ci stanno tutte persone in sta zona, forse te sta a far capire che... Ok? C'è sta quella un po'... Ma è un porno amatoriale, ragazzi. Oh, oddio. Amore, dove sei? Ah! A Capri, sì. Lo sai, lo dovresti sapere. Oddio, gli hanno messo un reggiseno decentemente. Adesso ti interessa? Sto aspettando le modelle che si stanno truccando. Deve iniziare il servizio fotografico. Siamo un po' in ritardo. Mi manchi, ho voglia di te. Che senti, palle Luke, questo. Mi fai soffrire troppo. La tua aggressività e la tua violenza sono ingiustificabili, capisci? Ti amo. Ma che è una wild card? Ma zio porco, ma te sta insurtà? Ma un po' di amor proprio! Dai, bello ufficiali, Ali, bentornati! Amore, sei splendido. Amore, ti voglio. Amore, ti aspetto. Oh, amore, mi hai rotto pure il cazzo, però scusami! Ma che? Ma falla parlare! Se no ogni volta mi devono fare ste cazzo di inquadrature a frame! Cioè capisco che mi sta a venire mar di testa, mi sta a venire! Amore, non vedo l'ora di vederti. No, basta! Solo belle parole. A presto. Lei è cattivissima comunque. A presto, attaccate il telefono e quello rimane attaccato al telefono. Se ne vai, abbiamo questa macro sulla cintura. Scusa, bro. Cosa succede? È molto naturale, scusatemi. Rivediamo la naturalità. Buonasera a tutti ragazzi. Oggi parleremo con il microfono attaccato alla bocca. Ma che è un robot? Ehi. Tesoro? Ciao. Ma ragazzi, ma lei però perdonatemi il termine, passatemelo. Cioè, un po' un mignottone. Dai, frate, ma se chiama sette persone al giorno. Dove sei? A Capri? Devi venire a trovarmi. Dai, ci divertiamo. Boh, vabbè, grazie, intelligenza artificiale base. Vengo. Sai, ho un'amica da schianto a Londra, Giselle. È splendida, una bomba sexy. Una bomba sexy? Sì, ti assicuro. Io l'adoro. Ah, ti mando il suo numero. Mi raccomando, chiamala. A dopo. Va bene, miciona. Ammazza che figa questa kill lì, i capelli neri. Se stava a tirare sotto il reggiseno. No, ma per carità, mi sento un po' a disagio più che altro. Cioè, se mi volevo vedere in porno, zio porco, apriva la stream del rosso. Sì, beh, boh, secondo me non puoi proprio, cioè. Ragazzi, ma questa qui c'ha la tetta, zio porco, che è Raikou, è sui cune, sì. Cioè, che ho becchi nell'erba alta e vuole sempre scappare. Io non capisco. Ma si tiri su il reggiseno, veramente. Tocca fa malo sguardo per bloccarla. Almeno questo e il reggiseno ci hanno sempre messo bene. Arieccola. L'orizzonte non è un limite, è un'illusione. E lo voglio toccare per andare il più lontano possibile. Ma sì, ma se tu mi dici questa cosa nel mentre che ti inquadrano le tette, ma qual è, secondo te, dove vado a interessarmi io? A quello che mi stai a dire o a effettivamente le bocce? Insieme ai miei desideri, che ogni giorno diventano più grandi. Amaro Monte, sapore vero. Darling, oggi ti divertirai. Audizione per Bodyguard. Ne vedremo di belli. Raga, io credo che quando all'inizio c'è stava special guest Leo Dog fosse inteso proprio questo. Leo Dog è qui, è lui, è il cane. È Leo Dog questo, è l'ospite speciale della puntata. Non... Voglio... Vabbè, ok. Samir,
Sì, smettila di pulire i vetri, perché sto aspettando delle persone. Beh, letteralmente penso il lavoro per il quale lo hai preso. Samir, continua però. Samir, sì, smettila. Signora. Ma capisci l'italiano? Sì, signora. Un giorno dovrò ubriacarmi. Signora, sono arrivati uomini. Sì, falli entrare tra un istante. Sì, dolcezza. Stavo facendo un casting per cercare un nuovo personal trainer, autista e anche un nuovo bodyguard per la signora. Ti chiamo più tardi, quando ho finito. Ma è la scena più razzista che io abbia mai visto. E anche la più insensata del pianeta Terra. Ma che cosa... Ma qualcuno dica a questo cristiano di Samir... No, dell'altro, Chun-Chon, come si chiama? Che poi... Non va sempre detto uomini, ci stanno mille modi per declinare. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha esperienze di lavoro nel settore... Ma chi è? Surreal Power il pompato? Tore? Sì, lavoro in palestra e ho guidato per una società di trasporti. Ma perché queste inquadrature sul cane? Ho lavorato in discoteche come buttafuori. Ottime referenze. Ah, però... Non era necessario. Comunque, è un bel vedere. Grazie. Complimenti. Si rivesta, prego. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. De norma, sta parte la schippo. Snot, bentornato. Grazie di sette. Rivino, Ross, Dario, Skills, bentornati. Ragazzi, prego. Ma il PC è spento. O non prende con la luce? Mi sa che è proprio spento il PC. Permesso? Buongiorno. Buongiorno, prego. Piacere. Piacere. No, è spento. Allora, lei ha esperienza come bodyguard? Certo, ho fatto il cameriere... Night! Barman in molti ristoranti. Ah, sì? Sì, vuole vedere dove? No, grazie. Lo terrò presente. Grazie comunque. Va bene. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ma che sono questi provini? Chang, fai entrare un altro, per favore. Sì, signora. Oddio! Salve. Salve. No, ragazzi, il tizio base che mi chiede la foto al Games Week. No, e vedi che se lo sta subito a spizzare perché questo non è muscoloso. C'ha la faccia un po' da sfigatello. Non c'ha la barba fatta. No! Lei è qui per cosa? Vedi, già lo imbruttisce, questo è tutto... Così? Lo so che non vado bene come bodyguard. E infatti non va bene. Ma sono venuto lo stesso. Questo ti stream snipera su Fall Guys. Avevo del tempo libero, quindi non c'è problema. Però ho un'idea. Ah sì? E sarebbe? Potrei fare la spia. Ovvio. The Lady è perseguitata da un maniaco. Io posso scoprire chi è. Come fa a saperlo? Sono abile, intuitivo, agile e meticoloso. Vedrò il suo curriculum e le farò sapere. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Fai entrare il prossimo. È incredibile. Ma chi mi ricorda? Possibile che mi ricorda Mr. Potato? Però cominciano veramente troppe persone a ricordarmi Mr. Potato. Cioè, o ho un problema con Toy Story, o no. Oh, c'è qualcosa veramente di strano. C'è pia un po'. Mr. Bean pure. Oddio, pure Mr. Bean un pochino, eh. Sì, signora. Finalmente qualcosa di verosimile. Salve, bellezza. K Frenzy. Io da qui un po' non posso più continuare a vedere la pellicola, ragazzi. Non ho forza di farlo. È un miscuglio tra K Frenzy e Zaniolo. Squalo. Artline, Mattia, Lolli, bentornati. Ale, bentornati, benvenuti. Non ce la faccio. È più grande di me questa situazione. Lusingata. Senti, cara, voglio questo lavoro a tutti i costi. Sono disposto a tutto. Dimmi cosa devo fare. Ma nulla, è solo una selezione, poi si vedrà. Bocconcino, io non ho tempo da perdere. Mi prendo quello che voglio. So che decidi tu. Domani ci vediamo dopo il lavoro. Io sono fidanzata. Cosa? Che cazzo gli è successo al capello? Gli è cascato il capello dal nulla! Ma che cosa è diventato? Ma ragazzi, ma perché è diventato un personaggio di un anime? Coniglietta, un macio come me ti manca. Senta, prenderò a cuore la sua candidatura, ma non le prometto nulla. Ok, ci siamo intesi. No, in realtà non avete trovato un'intesa. È proprio, cioè, lei ti ha appena detto che vedrà. Ci conto. A presto.
Arrivederci. La grande bellezza della Terra. Rieccola. Non soddisfa il desiderio di pace della mia anima. Vabbè, Pirandello. Cerco di toccare la felicità, ma si allontana sempre di più. Mi manca condividere questo panorama con qualcuno. Non riesco a godermi i momenti in cui ci sono le fiche perché ho paura che esca fuori un bottoncino. Che cosa? Ma che, perché mi hai dovuto mettere una scena dove mangiavano? Ok, adesso però si sta muovendo la The Lady. Ok, vede gli orecchini Saint Laurent che le piacciono. Sì, Cartier anche. E Cartier effettivamente sono un maniaco. Ok, si vede due felpette. Antonio, White. Non sei stanco di inseguirmi? No, signora, sempre a disposizione. È il suo lavoro comunque, non è che lo devi guardare come se ci avesse una merda in faccia. È il lavoro per il quale tu lo paghi. Stasera bisogno? Non mi servi, vado a cena con amici. Ti mando un messaggio più tardi. Dopodomani partiamo. D'accordo, non si preoccupi, penso io. Ma scusate, chiedo per un amico, ma gli è cascato uno scildino di Fortnite sulla pellicola quando hanno caricato il video? Anzi, ma è tutto blu! Ma come cazzo? Ma che cazzo l'ha fatto il balance del white, del bianco? Cioè, il scusate, mi è venuto da dirlo come in inglese. Il bilanciamento del bianco, ragazzi, l'ha fatto Peppa Pig! Io a tutto. Sì, grazie, sei molto professionale. È il mio dovere, lei non si deve preoccupare di nulla. D'accordo, rientriamo? Rispondile. Oddio, che è successo? Che è sta canzone tristissima? Ehi, la madonna di Dio, frate. Ma questa, scusa, ma allora comincio a spiegarmi i muri che hai intorno. Cioè, io credo che questa faccia la battona. Non voglio essere per niente offensivo, ma vedendo anche dove abita, mi sembra proprio una di quelle case chiuse dove si porta le persone. Ciao. Ciao Giselle, come stai, bellezza? Bene, ti diverti? Mamma mia, Giselle, io ti voglio bene, però Giselle, la prego, non fare nessuna mossa azzardata. Si è reso appena il Giappone. Joe Fake, bentornati. Posto meraviglioso. O te querela, ma mica nella vita, nella serie TV, devo capire. Sta Giselle al momento, le uniche cose che abbiamo capito che ha un buon humor. Il che è buono, però mi serve, mi devi dare un po' di ardente su Giselle. Figlioso. Ah, volevo dirti che un mio amico viene a Londra e vorrei fartelo conoscere, ci tengo tanto. Ogni tuo desiderio è un ordine, adorata. Ti farò sapere com'è andata. Oddio, gliel'ha chiusa! Mi raccomando, trattalo bene. Guanti di seta, non ti preoccupare. Ok, ciao, a presto. A dopo. Almeno falla finire di parlare prima di far taglio. Le fa lo stacco. Mi stanno bruciando gli occhi. Mi bruciano tutte. E niente, queste fanno solamente foto. Buongiorno, Doris. Buongiorno a lei, signora. Sta andando tutto bene? Bene, sto seguendo il servizio fotografico. Hai parlato? Non è vero, non è vero. Sei appena uscita da casa. Cioè, ti sei fatta i cazzi tuoi fino ad adesso. Stai mentendo palesemente. Con Gwenda dell'evento? Sì, stiamo trattando. Sì, ti richiamo dopo. Ragazze, avete già finito di fare le foto? Sì, abbiamo appena finito. E come sono andate? Benissimo. Benissimo. Dai, ci vediamo dopo. Sì, a dopo. Ciao ciao. A dopo. Abbiamo un problema con il corpo macchina di un ragazzo, perché quest'uomo appena parte con lo zoom poi gli parte a stecchetta e arriva fino al massimo di millimetri. Cioè, non capisco. Questa ragazzi è andata a Capri, non l'ho vista un secondo non farsi delle foto. Come va, Alejandro? Bene, signora, grazie. È doppiato sempre dallo stesso. Scusate, ma tutte le persone di carnagione diversa sono doppiate tutte dalla stessa persona. Ci vediamo. Arrivederci. Eugenia, per oggi abbiamo finito. Eugenia! Tutta inquadratura a cazzo di cane solo per farti vedere la topa. Ehi, Jenny, come va? Bene, e tu? Bene, volevo andare a nuotare. Andiamo insieme? Poi Jenny, che è la più figa, è l'unica che sta sempre vestita. Lori del Santo! Carme, Cambuzzo, bentornati. No, troppo freddo. Peccato per te. Vado da sola, ci vediamo dopo. Ok, a dopo. Eugenia, che bello. Mi sa che vengo anch'io a nuotare con te.
Ma come faccio? Non ho il costume. Che cogliona! Letteralmente è la piscina più grossa di Capri, probabilmente. Come cazzo fai ad andare a Capri senza un costume, poi? Puttana Eva! Ma come si fa? Ciao, Camilla. Ciao. Mi raccomando, questa sera vestiti elegante, serata molto importante. Ma perché ragazzi, allora non capisco se è diventato un machete mixtape. Continuano a chiuderne una dopo l'altra. Sì, certamente. Ma che è sto sorriso poi? Si sta trattenendo uno stronzone gigante. Un siluro. Grazie. Oddio, ma sta musica triste è proprio... Non cozza con quello che stanno a fa'. Cioè, da prima che sbaglio. Ciao, Joy. Ti devo fare una confessione. Sono molto preoccupata per questo progetto. Lo stilista è un po' pazzo, non so come gestirlo. No problem. È davvero una grande produzione, sarà un successo. Speriamo. Devo dare un'immagine forte, sicura. Io sono il boss. Io so il boss. Ma frate, ma perché gli è partita la botta di Dede Romano Fracico? Dare un'immagine forte, sicura. Io sono il boss. Io sono il boss. Invece sono fragile. Una goccia d'acqua che si infrange nel mare. Arieccola! Devo trovare l'elemento che mi farà resuscitare. Sì, vai, Hunger Games! Ma raga, ma che cosa sta succedendo? Ma è tutto così scollegato. Le canzoni non cozzano quello che stiamo vedendo. Il bianco è tutto sbagliato. I colori sono sballati. Il livello di recitazione è... Non lo so. Se prendi a cazzotti una persona fino allo sfinimento, quello poi te recita meglio. È terribile.